Ciao. No. Devo mettermi la partitura e baciatevi! È un omaggio a questo autore e a questo libro. E noi ce lo siamo inventati, come di solito avviene, in un bar. Non era questo però il fresco del ospite,
era un altro, era il Bar Belli, quando ancora aveva la gestione del vecchio Belli, e fra me, Dedi e qualcun altro, e iniziamo allora a fare queste letture itineranti per Ravenna, cominciando alla biblioteca e passeggiando fra vari bar, librerie, ristoranti, e finire la sera a base di birra essenzialmente e vino. Ecco, stavolta, dopo 6 anni di queste iniziative, la facciamo qui a Cappello. Stamattina c'è stato un prologo in realtà in biblioteca, qua a Sense, dove abbiamo letto l'Odissea di Joyce, alcuni brani dell'Odissea di Joyce. La facciamo qui perché l'Odissea deve concludersi in un pub, in un'osteria, in un luogo dove si, ma in particolare questa occasione l'abbiamo dedicata a Livio Stanghellini. Ora, Livio Stanghellini, di cui parlerà poi il professore Dedi Baroncelli, nonché scrittore, è stato un personaggio che ha fatto la tesi di laurea su Odissea di Joyce. Credo che se adesso Dedi venisse qui potremmo cominciare con questo omaggio a Livio Stanghellini, questo nostro indimenticabile insegnante di noi tutti, che come diceva Gigi non ha mai discusso questa tesi, e quindi questa sera abbiamo la possibilità che per la prima volta di vederla. In realtà la serata, come vi ha già detto Marcello e forse anche Gigi, è duplice. Rendiamo omaggio a un maestro del Novecento che è Joyce, un maestro della prosa del Novecento, e rendiamo omaggio a un personaggio semi dimenticato, cioè Livio Stanghellini, di cui sarò molto breve e vi leggerò una lunga, lunghissima biografia di Livio Stanghellini. Questa lunga biografia, quindi sarò molto lento nel leggere, si chiama Livio Stanghellini, intellettuale e maestro, il che solleva innanzitutto un piccolo problema, perché in genere gli intellettuali non sono buoni maestri. I buoni maestri non sono intellettuali. E il testo di questa lunga biografia, quindi adesso potete anche dormire, è così, e suona così. Omero, che lui traduceva all'improvviso, non sapeva l'inglese. Shakespeare, che lui declamava a memoria, non sapeva il greco. Vi ringrazio. And the glorious sunset, and the fig trees in the Alameda Garden.